Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra. Milan-Juventus. Probabilmente si spera che forse Chiesa possa essere a disposizione del mister Allegri. Ma sui giornali leggo serve un qualcosa che venga inventato da Allegri. Allora io mi chiedo, ma cosa si può inventare questo allenatore? Che si può inventare? Cioè, mi pongo la domanda, ma noi andiamo a Milano per tentare di vincere o tentare di pareggiare? Perché ragazzi, quello che io vedo quando la Juve va all'esterno, soprattutto vi ricordo le ultime partite, soprattutto con l'Atalanta, ma stiamo andando per pareggiare e difenderci o per attaccare, tentare di vincere la partita? Perché se andiamo ad analizzare, ragazzi, come gioca la Juventus, scusate, ho sbagliato, scusami, come viene disposta la Juventus in campo, perché giocare è un po' un parolone con la Juventus, e come va il Milan. Non abbiamo, per me, la mia modo di vedere il calcio, non abbiamo molte soluzioni. O vai per attaccare, e quindi attaccare significa anche difendersi dagli attacchi del Milan, perché il Milan ha un bel gioco, non è spumeggiante, ma ha un bel gioco, ha un gioco consolidato, comincia ad averlo, ha individualità che comunque ti possono mettere in difficoltà. Quindi è una squadra rispetto alla tua che secondo me cioè non penso che secondo me è proprio di base più avanti rispetto a te. Poi il pallone è tondo, per carità, ma sulla carta è così. Allora io mi chiedo il mister che intenzioni ha, perché se andiamo per difenderci la partita la perdiamo al 100%, eh? La partita si perde al 100%, io non voglio vedere una squadra rinunciataria, perché io penso, è proprio quello che sto pensando, a una squadra rinunciataria. Voglio vedere invece una squadra che attacchi, che va in pressing, che non abbia paura di giocare a calcio. È normale che in 90 minuti bisogna anche sapersi difendere, ci mancherebbe. Ma non voglio vedere 90 minuti di sola difesa, perché le prendiamo così. È automatico, siamo anche abituati. Serve un'allegrata. Di che cazzo stiamo parlando? Ma questo non si è mai inventato nulla. L'unica cosa che si può inventare è forse Szczęsny terzino. Quello è l'unica cosa che lui potrebbe fare a inventarsi. Comincia a inventarsi, a dare una base e un'identità di gioco a questa squadra. Comincia non lo so, a prendere delle gare un po' più seriamente. Andare a giocare a calcio. Non difendersi e ripartire se ci va bene andare in gol. Se ci va bene. Allora che partita ci aspettiamo? Secondo voi che partita sarà? Quindi commentate, cazzo, ragà, commentate, voglio sapere, voi che ascoltate questo video, come sarà questa gara? Io prevedo una gara difensivista, perché l'unica cosa che puoi fare è quella, tentare di ripartire e se ti va bene segnare. Ma, non, ma così non va, non può andare così. Il Milan in casa ci darà filo da torcere. Questo è chiaro, fin da subito. Ma noi non dobbiamo rendere vita facile a questo Milan. Si può anche perdere. Ma tentiamo di giocare questa partita col sangue agli occhi. Io da Allegri non mi aspetto nulla, occhio, eh. Io di nuovo, di rivoluzionario, da questo allenatore non mi ci aspetto proprio nulla. Che sia ben chiaro. Io spero che i calciatori possano dare qualcosa in più che quell'allenatore non riesce a dare a questa squadra. Quindi, forza Juve fino alla fine. E Dio che ce la mandi buona. E Dio che ci mandi che alcuni giocatori siano di area giusta. Se no, non andremo da nessuna parte. Forza Juve, ragazzi, come al solito, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate come sarà questa partita. Un abbraccio e un saluto a Zebra. Ciao.